In questo video vediamo insieme un esempio che ci farà capire quanto sia importante scrivere bene le informazioni o le pubblicità verso i propri clienti, perché si corre il rischio non solo di incappare nell'incomprensione del cliente, di ciò che state dicendo, di ciò che volete veicolare attraverso il vostro messaggio, ma anche e soprattutto a portare ad una forte insoddisfazione da parte del cliente. Prendiamo questi due cartelli che trovate in un benzinaio. Di primo acchito, quale di questi due ti sembra più vantaggioso? Nel primo caso abbiamo la benzina che costa 1,20 euro al litro. Carta e bancomat aggiungono un più 5 centesimi ogni litro. Nel secondo caso invece abbiamo una benzina che costa 1,25 euro al litro. Se si paga in cash, quindi in contanti, si paga 1,20 euro al litro. Allora, anche in questo caso partiamo dal presupposto che in entrambe le offerte la benzina costa 1,20 euro se si paga in contanti e 1,25 euro se si paga con carte. Peccato però che il messaggio è veicolato in maniera completamente diversa, anche se il messaggio è lo stesso, quindi il contenuto del messaggio è esattamente identico. La soddisfazione dei clienti è maggiore quando l'offerta propone lo sconto di 5 centesimi per chi paga in contanti rispetto all'aumento di 5 centesimi per chi paga con bancomat o carta di credito. La valutazione del gradimento in soddisfazione è fenomeno relazionale che si sviluppa tramite il confronto tra il costo o valore del bene target e un costo ancora. Non dipende dal costo né dal valore assoluto del bene. La scelta del valore ancora rispetto al quale si prospettano sconti o aumenti è critica nel determinare la valutazione del gradimento da parte del cliente. Nella seconda formulazione, il valore ancora è il prezzo più alto, pagamento con carte. Al contrario, nel primo caso, la formulazione propone come valore ancora il prezzo più basso, quindi il pagamento con cash, con contanti, e prospetta un aumento in caso di pagamento con carte. La formulazione del messaggio getta luce diversa sui costi cash carta e suggerisce di compiere la valutazione a partire da un diverso termine di confronto. Grazie e alla prossima!